Ormai è una tradizione che è ininterrotta dal 1950, in realtà il calendario è anche precedente, ma c'era stata una piccola interruzione post bellica nella pubblicazione. E ogni anno comunque un modo per affrontare nel solco della tradizione dell'arma anche temi moderni. Quest'anno infatti è dedicato al dialogo con i giovani. Dialogo con i giovani che spesso per le persone più grandi non è sempre facile, perché ormai la società è molto veloce nella sua evoluzione e quindi i salti generazionali sono sempre più brevi, quindi è sempre più difficile instaurare un dialogo con le nuove generazioni. Affidandosi diciamo alle parole di un noto scrittore, alle tavole di un artista famoso, l'arma cerca di fare diciamo questo dialogo immaginario fra un papà maresciallo dei carabinieri e il proprio figlio, che da adolescente diciamo è un po' chiuso ed è quasi uno sconosciuto anche per il padre. Quindi il papà, affrontando temi che comunque sono di attualità nella cronaca, instaura con lui un dialogo epistolare per diciamo recuperare questo rapporto con il figlio. Quindi vengono affrontate tematiche che vanno dall'ambiente ai temi dell'inclusione, violenza di genere, il bullismo, cyberbullismo, quindi queste sono le tematiche affrontate dal calendario quest'anno.